Si chiama Call to Action, il documento di indirizzo della Regione Toscana per la lotta alla sepsi, un'emergenza sanitaria che ogni anno causa 34.000 morti in tutta Italia. Secondo la Global Sepsis Alliance, la sepsi colpisce ogni anno nel mondo tra i 27 e i 30 milioni di persone, causando la morte di un numero di pazienti che oscilla tra i 7 e i 9 milioni. Di sepsi si è parlato a Siena nel corso di un convegno in occasione della Giornata Mondiale della Sepsi, convegno che si è tenuto alla Santa Maria della Scala, antico ospedale della città. Dal confronto tra i professionisti emerge un forte messaggio: fare sistema per aumentare la consapevolezza tra la popolazione e fornire risposte sanitarie efficienti e tempestive per una patologia tempo dipendente. Per capire meglio cos'è la sepsi e quali sono le linee guida per combatterla, ascoltiamo il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e dei Trapianti dell'azienda ospedaliera universitaria senese. È importante parlare di sepsi perché spesso si confonde la sepsi con l'infezione. Un'infezione è debellabile facilmente, la sepsi invece è una sindrome complessa, è la complicanza di un'infezione, di un paziente che ha un'alterazione del sistema immunitario che non aggredisce più il germe ma aggredisce lo stesso paziente. E questo purtroppo determina una complicanza grave che è la disfunzione multiorgano fino addirittura all'insufficienza multiorganica e purtroppo la morte nel 50-60% dei casi dei pazienti. Conoscere questo problema vuol dire essere tempestivi, si tratta di un'emergenza, si tratta di una patologia tempo dipendente al pari dell'ictus, del trauma maggiore, dell'infarto ad esempio, per cui riconoscere precocemente dei segni che purtroppo sono spesso sfumati, incerti, può far sì che il paziente venga condotto rapidamente in un ospedale e trattato in maniera appropriata. Se si arriva in ritardo c'è sempre la possibilità naturalmente di intervenire, ma in questo caso le complicanze possono essere talmente gravi tanto da non far aver successo naturalmente all'equipe dei sanitari. Un elemento importante è sicuramente la prevenzione, la consapevolezza da parte di tutti, compresi i cittadini, e un altro elemento importante naturalmente la ricerca scientifica per l'individuazione di nuove strade, nuovi strumenti per l'individuazione precoce. La sepsi è causata da una risposta sregolata a un'infezione da parte del sistema immunitario che invece di reagire contro i microrganismi invasori attacca l'organismo stesso, danneggiando anche organi e tessuti che non sono sede dell'infezione primaria. Per questa ragione la si può definire come una patologia a tempo dipendente al pari dell'ictus o dell'infarto miocardico ed impone una risposta sanitaria rapida che presuppone una diagnosi altrettanto tempestiva e soprattutto accurata. Ascoltiamo adesso Fabrizio Gemmi, coordinatore dell'Osservatorio per la qualità e l'equità dell'ARS, l'Agenzia regionale di sanità della Toscana, Giulio Toccafondi, referente del Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente della Regione Toscana, e Stefano Scaramelli, presidente della terza commissione sanità della Regione Toscana. La sepsi è un argomento che interessa a tutti i professionisti del sistema sanitario, che non c'è una sola categoria di specialisti che se ne deve occupare, anche se poi nei casi più gravi chiaramente saranno gli intensivisti, gli infettivologi, ma quelli maggiormente coinvolti con i medici dell'area critica. Quindi la sepsi è una patologia che può essere identificata o sospettata almeno anche nell'ambulatorio del medico di medicina generale e a livello del 118 con gli strumenti che ha a disposizione una persona che interviene in un'abitazione oppure appunto in una sede territoriale. Quindi è fondamentale continuare a parlarne perché appunto la si può riconoscere precocemente e quindi trattare con successo. L'idea di avere una consapevolezza comune fra gli operatori sanitari e i cittadini è l'alleanza che ci serve per battere questa sindrome tempo dipendente che, se identificata quando è ancora un sospetto, può veramente fare la differenza. Nel corso dello sviluppo della patologia, allo stesso modo, è fondamentale acquisire tutte le informazioni da un punto di vista microbiologico e di risposta del nostro organismo per intervenire e quindi ridurre i danni e salvare vite. Sicuramente consapevolezza, integrazione e partecipazione di tutti gli attori
pazienti e cittadini assolutamente inclusi. Convegno di livello internazionale che si svolge a Siena, Siena scelta come capitale della giornata mondiale della sepsi e nel Santa Maria della Scala, quello che è stato per noi la storia dell'ospitalità nell'epoca della Francigena. Oggi parliamo di un grande tema di grandissima attualità, quello della sepsi. Il numero dei morti di sepsi è crescente, è una malattia tempo dipendente, bisogna sapere agire velocemente. È vero che la fase terminale avviene negli ospedali, ma è anche vero che il convegno ci ha dimostrato che è nel territorio, nella vita quotidiana delle persone, bisogna agire portando una cultura nuova anche dell'igiene e portando anche la consapevolezza di un attento utilizzo per esempio degli antibiotici, un grande tema sulla resistenza ovviamente agli antibiotici, all'abuso forse che la società postmoderna ha fatto, temi di un'attualità straordinaria.